cari Mark. Ecco, Andrea aspettava la nostra chiamata, quindi da un momento all'altro dovrebbe risponderci. Ricordo a tutti coloro che non ci hanno seguiti dall'inizio che queste sono le trasmissioni sperimentali di TV Radicale, e ricordo a tutti coloro che non hanno potuto seguire la conduzione che abbiamo avuto con Giuseppe Rippa, quella che abbiamo avuto con Alessandro Massari, quella che abbiamo avuto con Marco Marchese e adesso quella che stiamo per avere con Andrea Granata, segretario di Radicali Marche. Sarà possibile vedere tutti questi contenuti sul nostro sito www.tvradicale.it a partire già da domani. Vedo Andrea Granata già collegato, lo saluto, ciao Andrea. Ciao Roberto, ciao. Ciao Andrea, come stai? Cosa succede nelle Marche? Cos'è all'ordine del giorno dell'associazione Radicale Radicali Marche? Dunque, nelle Marche, come un po' tutta Italia, abbiamo lanciato negli scorsi mesi un'offensiva per quello che è il discorso dell'anagrafe degli eletti, ma che si è sostanziata in una serie di richieste di accesso presso tutti gli enti locali marchigiani, la regione, tutte le province e i comuni capoluogo, per verificare se la documentazione richiesta dalla legge 441-82, cioè la sezione patrimoniale degli eletti e denominati, fosse stata depositata, la legge prescrive che debba essere depositata entro 90 giorni dalla nomina o dalla nomina, appunto, è pubblicata su bollettini locali. Abbiamo fatto questi accessi, abbiamo i risultati di quasi tutti gli enti interessati. I risultati sono catastrofici per quello che riguarda la trasparenza, tant'è che stiamo già valutando la possibilità di adire i tribunali amministrativi nei confronti di alcuni rifiuti, addirittura di mancate risposte, ecco, alle nostre istanze di accesso. In più, lì dove siamo riusciti ad accedere agli atti, abbiamo verificato che la legge è stata neanche violata, tenuta in nessun conto, e quindi come succede spesso c'è solamente una provincia che per un solo anno ha pubblicato sul bollettino della provincia i dati raccolti. In molti casi non c'è assolutamente niente, in qualche caso c'è un po' di una volontà, cioè dei fogli con la carta intestata dell'ente, ma che non sono stati pubblicati e che appunto non hanno assolutamente svolto quello che era quanto prescritto dalla legge. Questo mi fa fare una riflessione che condividevo l'altro giorno con il mio amico tesoriere della Società Radicale Marche, ovvero io sento con una certa frequenza, sempre più spesso, peraltro, l'introduzione attraverso delibere dell'anagrafe degli eletti in comuni, addirittura recentissimamente c'è stato anche nella regione Campania, anzi la regione Campania mi pare essere la prima regione che si è dotata di questo strumento. Addirittura con una legge, quindi non... Sì, con una legge. Io facevo una considerazione, molto maliziosa, cioè io mi domando, ma questi signori che oggi quasi ci rincorrono, perché di fatto rispetto all'anagrafe degli eletti nessuno, e noi radicali non siamo abituati a questo, nessuno ha nei nostri confronti un atteggiamento di chiusura, anzi tutti quanti dicono, ma a saperlo prima, ma perché non me l'avete parlato? Cioè c'è una disponibilità assoluta, almeno a chiacchiere, e io mi domando, ma questi signori che per 30 anni non hanno minimamente rispettato la legge, io posso capire il consigliere appena nominato che non sa che esista una delle tantissime leggi, ma che per anni e anni se n'è fregato di questa trasparenza, ma quale credibilità ha quando mi dice io porterò nel mio consiglio comunale, provinciale o regionale l'anagrafe degli eletti? E soprattutto, che anagrafe degli eletti mi porta? Nel senso, esiste una delibera che preveda chiaramente la decadenza per i nominati e per gli eletti che non adempiono a quanto prescritto? Ecco, questa è una considerazione che facevo appunto con mio tesoriere, con Francesco Ciclosi, e che lascio, come dire, a voi e chi ci ascolta, perché non vorrei che questa anagrafe degli eletti
che è troppo spesso, abbiamo troppi, diciamo, compagni di viaggio che non mi sembrano quelli, diciamo, più credibili rispetto a quella che dovrebbe essere e quelli che sono i comportamenti di questi compagni di viaggio, possa essere, come dire, una sorta di assoluzione per quello che non è stato fatto per 30 anni. Quindi è una copertura per quello. Comunque, che c'è da apprezzare la buona volontà. Dalla chat arriva una domanda: quali enti nelle Marche hanno approvato una sorta di anagrafe pubblica degli eletti? Lo stavi ricordando forse prima, no? Che ci sono molte realtà. No, c'è, allora, dunque, c'è una piccola, c'è il Comune di Castelfidardo che attraverso proprio l'impegno di un nostro compagno Renato Biondini si è dotato di uno strumento, potremmo definire anagrafe degli eletti. E c'è qualcosa, una delibera che non mi sento definire anagrafe degli eletti, nel comune di Senigallia, e io proprio lì ho seguito un altro nostro compagno, Marco Scaloni, che si è dato molto da fare al comune di Senigallia perché questa delibera, credo del 92, fosse rispettata. Ma come sempre, ti dicevo prima, come spesso capita, non avendo sanzioni, queste delibere molto spesso lasciano il tempo che trovano. Proprio a Senigallia abbiamo verificato una situazione del genere. C'era una delibera del Consiglio Comunale che introduceva un meccanismo che potremmo paragonare a quella per gli eletti, ma che non è stato in nessuna maniera. Nessuna media libera è stata rispettata e, mancando la sanzione, purtroppo non può fare, non si può fare altro che dolersi del mancato rispetto della stessa. Ecco, la cosa che ti volevo chiedere, Andrea, una cosa che noi stiamo organizzando per il prossimo 15 di agosto, domenica prossima sostanzialmente, uno speciale Ferragosto nelle carceri. Cosa avete calendarizzato voi lì nelle Marche a questo proposito per la visita nelle carceri? E se vi siete dotati di strumenti di rilevazione di quelle che sono che è la situazione carceraria nei carceri marchigiani? Dunque, allora, per quello che riguarda il Ferragosto in carcere, noi ci stiamo organizzando per questo appuntamento. Diciamo che l'organizzazione sta correndo su due binari, nel senso che c'è il sito dei legali italiani che sta raccogliendo adesioni e a volte, voglio dire, il sito è più veloce di quanto siamo noi perché abbiamo notizie di adesioni marchigiane attraverso il sito. E diciamo, noi come associazione stiamo aspettando una conferma dal senatore Perduca, che è il senatore che verrà qui nelle Marche, o dovrebbe venire qui nelle Marche, che appunto non abbiamo ancora avuto per il giorno esatto, perché probabilmente sarà impegnato in un'altra regione, credo in Toscana, per cui noi, voglio dire, il nostro Ferragosto, diciamo, come Associazione Radicali Marche in carcere, lo giocheremo, tra virgolette, con il senatore Perduca, per cui non so se verrà il 14 o il 15, comunque siamo, diciamo, in pieno fervore organizzativo. A questo proposito, se mi consenti, Prego. volevo fare una sorta di invito, lo farò anche, diciamo, da me in vista della nostra associazione, a quelli che sono i nostri compagni dell'Associazione Radicali Marche. Io, siccome appunto sul sito che gli italiani c'è una specie di form con il quale si dà l'adesione al Ferragosto in carcere, e ci sono diversi parlamentari nelle Marche di tutte le forze politiche, anche consiglieri regionali, che hanno già dato la disponibilità. Ecco, io volevo invitare tutti coloro, tra noi radicali, che intendono partecipare a questo Ferragosto in carcere. Nel caso in cui ci fosse un problema numerico, perché credo che non possano entrare più di quattro persone, accompagnare più di quattro persone, Mi sa che sono forse due persone insieme alla sì, quattro. sono due, poi effettivamente noi abbiamo già fatto, siamo andati in tre una volta, un'altra volta in quattro. Comunque, ecco, nel caso in cui ci dovesse essere un problema numerico, io invito tutti Sì. quanti, io darò il buon esempio, a non entrare nel carcere e consentire l'accesso a chi non radicale, non ha mai visitato un carcere, e magari noi restare sotto con la bandiera dei legali italiani a cercare di raccogliere iscrizioni sia dei legali italiani con tanto di numero di cartello alle nostre associazioni. Potrebbe essere, come dire, voglio dire, noi abbiamo modo con i nostri parlamentari, con un certo agio, di essere accompagnatori e visitare i carceri. Magari chi non ha mai
avuto questa occasione, è bene che ce l'abbia, e quindi io il mio posto lo cedo volentieri a qualcuno che non ha mai visitato un carcere, e credo sia più fruttuoso. Anche perché è un'esperienza sconvolgente per chi lo fa la prima volta. Sì, io avendola già fatta, ripeto, il mio posto invito anche, diciamo, lo farò in inglese, poi ognuno fa secondo scienza e coscienza, però ritengo, se noi stiamo fuori del carcere con la bandiera dei italiani e magari con il cartello per raccogliere iscrizioni alla nostra associazione radicali italiani, forse facciamo qualcosa, diciamo, di più utile. Andrea, una domanda che faccio sempre a chi si collega per la prima volta con TV Radicale è questa: qual è stata la prima battaglia dei radicali che ti ha interessato? Come ti sei avvicinato ai radicali? Qual è stato il primo tavolo? Chi è stata la prima persona che hai conosciuto? Anche per far conoscere i radicali ignoti o anonimi, diciamo, quelli che, a cui capita meno spesso di essere sulla ribalta. Questa domanda mi fai sentire vecchio con questa domanda. No, perché... assolutamente no. No, ti assicuro. Io sono del 1963 e la mia generazione. Io sono là più o meno, 4 anni fa. La mia generazione ha, voglio dire, io credo che nessuno di noi nasca liberale o radicale, ma sia un percorso che faticosamente fa nella propria vita, la propria esperienza. Diciamo, io. Rispetto ai radicali ho tre momenti fondamentali. Il primo momento, che è forse quello che ho vissuto meno direttamente perché ero poco più che un bambino, ma è quello che sicuramente mi ha conferito l'orgoglio di dire io sono radicale, è il divorzio, che io ho vissuto essendo del 63, nel 74, nel referendum avevo 11 anni, e ho vissuto attraverso una mia anziana zia monarchica che votava, che era per il divorzio, quindi votò no al divorzio, e quindi l'orgoglio di questa donna, la partecipazione che aveva questa donna quasi ottantenne rispetto a questa battaglia, lei monarchica, quindi proprio su posizione studente retrieve, che era orgogliosa di dire alla propria parrucchiera ventenne: il mio non è un voto perso perché io voterò no, perché voglio che tu sia libera di poter scegliere la tua vita. Questa è stata una cosa che mi ha molto emozionato, e ho capito dopo, c'è il coinvolgimento che c'è stata, quella capacità di intercettare trasversalmente consensi. Questa è stata una cosa, ripeto, entusiasmante, che mi dà ancora adesso entusiasmo. Poi, diciamo, un po' più grande, a 20 anni, il caso Tortora. 83, giugno 83, nel caso Tortora, e poi, diciamo, l'esperienza, quella proprio ultima, più sconvolgente, è stata la notte del decreto Englaro, che mi ha fatto dire che da quel momento è una sorta di avanti e dopo Cristo della politica italiana, cioè lì c'è stata la buona fede, cioè lì, da quel momento, io credo che stare da una parte piuttosto che da un'altra significava essere o non essere in buona fede. Io lo considero un discrimine temporale. Quella notte di Englaro, secondo me, ha costituito proprio quel discrimine per cui a quel punto non si può più far finta di o dare ulteriori possibilità. Lì è stata superata la misura ed è stata poi quella che mi ha segnato il passo, no? Sì. Io uso avanti e dopo Cristo proprio per dare il senso di qualcosa di epocale, cioè da quel momento credo che sia cessata la possibilità di dare ulteriori possibilità ad un certo schieramento. Certo, ti volevo chiedere, Andrea, diciamo, quanto ha influenzato la tua militanza radicale, quanto ha influenzato anche la tua vita lavorativa? Ma guarda, la mia lavorativa, diciamo, la vicenda Tortora è stata una vicenda che ha avuto varie declinazioni, varie sfumature. Ricordiamo che tu sei un avvocato, giusto? Sì, sì. Scusa, non l'avevo detto. Diciamo, la vicenda Tortora, perché mi resi conto della... della potenza, della potenza sconfinata che può avere un certo cattivo uso della giustizia. Cioè, io mi rendevo conto, io sentivo su Radio Radicale il processo Tortora, e ricordo ancora, credo si chiamasse Enzo Russo, dopo 2 anni, nel 1985, compare davanti al pubblico ministero e si scopre che questo signore, come Tortora, era dentro senza essere Tortora da 2 anni per un caso di omonimia. Pazzesco.
E io proprio in diretta, perché Radio Radicale dava il processo in diretta, ho ascoltato questa consumarsi di questa tragedia, e quindi voglio dire, mi sono reso conto della potenza che può esserci in un certo cattivo uso della giustizia, cioè l'uso nefasto della giustizia. E di recente, sempre a proposito del caso Englaro, io stavo in quel periodo occupandomi di questioni relative proprio alla libertà di cura, relativamente alla salute mentale, e mi sono trovato naturalmente preparato, perché poi non sempre uno, anche se fa avvocato, rispetto ai miei argomenti è pronto, rispetto a quelle che erano le problematiche a me non piace, essendo biologico, dell'espressione anticipa il trattamento, sono tutte quelle che erano le problematiche inerenti alla disposizione anticipa il trattamento. Tant'è che io come associazione Radicali Marche vorrei nel prossimo autunno provare a portare avanti una mia, chiamiamola così, teoria, relativamente a quella che potrebbe essere una soluzione non legislativa al problema delle disposizioni anticipate di trattamento. Ecco, scusami un attimo Andrea, mi sono dovuto allontanare perché è arrivato Salvatore Antonacci, che te lo presento, non so se hai avuto modo di seguirlo, il segretario dell'Associazione Radicale di Lecce, Diritto e Libertà, non so se vai lì a favore di telecamera. Ok, a favore. Ciao Andrea. Ciao. Stavo parlando proprio del processo Tortora e la domanda che avevo fatto ad Andrea era proprio questa, quanto avesse influenzato insomma la sua vita lavorativa. Quindi è stato, diciamo, fondamentale il venire a conoscenza, l'ascolto di quel processo per poi la tua scelta di intraprendere la carriera di avvocato, giusto Andrea? Scusami. Sì, io ero già all'università, però diciamo ha dato, come dire, un ulteriore spunto per quella che era già una strada che avevo iniziato a intraprendere. Perfetto. Andrea, adesso chiaramente siamo in un periodo estivo, quindi le attività dell'Associazione Radicali Marche sono, immagino, un po' ferme, anche se abbiamo parlato delle iniziative sull'anagrafe pubblica degli eletti e delle iniziative del prossimo Ferragosto. Ma in cantiere per l'autunno e soprattutto con l'avvicinarsi del congresso, quale contributo Radicali Marche potrà dare anche al dibattito congressuale o quale contributo tu personalmente pensi di poter dare? Ma guarda, io ti stavo accennando prima della questione Englaro e della questione relativa alle disposizioni di fine vita. Io da un po' di tempo mi sono formato una convinzione, ovvero che ci sia stata una sorta di travisamento in quella che è stata, diciamo, la battaglia intrapresa, perché io non sono mai stato troppo convinto circa la bontà e l'utilità di quelle raccolte firme lodevolissime che sono state fatte per istituire anagrafi presso i comuni. Ti dico subito perché io ritengo che rispetto a questa problematica l'interlocutore non sia il comune, ma sia, trattandosi di questioni relative alla libertà di cura, l'ente deputato ad offrire la cura, quindi il Servizio Sanitario Nazionale. Fatta questa premessa, ti dico, io vorrei come associazione provare a avviare una interlocuzione con le aziende sanitarie locali, nel nostro caso, nel mio caso qui nelle Marche, per vedere se è, e secondo me non è accettabile, se è accettabile che il Servizio Sanitario Nazionale eroghi risorse, impieghi risorse del Servizio Sanitario Nazionale per offrire prestazioni ad un paziente che non le vuole. In sostanza, io credo, mi piacerebbe, provare a verificare la possibilità dell'azienda sanitaria nazionale di avviare una campagna, come se ne fanno tante nell'ambito della sanità, in cui incarica i propri medici di base di informare i propri assistiti relativamente alle terapie di fine vita o quelle terapie o quelle situazioni di salute rispetto al quale il paziente deve necessariamente ora, per allora, e per ora si intende lo stato di non coscienza, decidere di quelle che saranno le terapie che vorrà o non vorrà subire.
su questo tipo di discorso io ho in mente, attraverso la mia associazione, di portare avanti, lì dove è possibile, una interlocuzione con le autorità sanitarie locali, e magari se riusciamo, se l'esperimento dovesse avere un esito fortunato, provare anche in altre realtà locali, in altre realtà regionali. E invece, Andrea, quale pensi che debba essere l'iniziativa politica che il Movimento Radicali Italiani dovrebbe prendere a livello nazionale dopo il prossimo congresso? Ma guardi, io pigerei nella maniera più decisa, e non perché sono un avvocato, sulla giustizia. Sulla giustizia. Dell'azione penale, quindi separazione delle carriere. Responsabilità civile dei giudici. Ci sono degli aspetti che sono assolutamente, quasi accettati. Vi sono reati, che sono dati sociologici. Il 416 bis, l'associazione mafiosa, la delinquenza stampa mafiosa, è un dato sociologico. Sono reati, vuol dire, una dei cardini del diritto è che il cittadino sia nelle condizioni di conoscere esattamente qual è il fatto previsto e punito dalla legge. Vi sono reati che hanno in sé una quota di indefinitezza, di discrezionalità tale da essere inaccettabili. Io non voglio far polemiche sul concorso esterno in associazione mafiosa, che è un reato di creazione giurisprudenziale, che è un'aberrazione, ma vi sono una serie di reati, ripeto, associazione mafiosa è uno di questi, in cui è assolutamente difficile capire qual è il fatto previsto e punito dalla legge, e questo di per sé dà adito ad una forma di discrezionalità che è assolutamente inaccettabile. Questo a prescindere da norma penale in bianco si chiama, no? Se ricordo bene. Sì, sono norme aperte, ci sono varie definizioni, no? Alcune le chiamano norme aperte, sono fattispecie aperte. Vuol dire, noi abbiamo avuto nella nostra storia negli anni 60 l'appunto del principio di legalità. Esatto, cioè noi siamo quelli che nel, credo, 67, 60, ecco, non ricordo più l'anno, ci battemmo contro il reato di plagio, che poi fu dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, perché era una norma che proprio per questo mancava della cosiddetta tipicità, cioè non si capiva, volgarizzo, esattamente quale fosse il fatto previsto e punito dalla legge. Questo è assolutamente inaccettabile. Caso Brebanti, no? Sì, caso Brebanti, caso Brebanti. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile in un paese civile, e siccome purtroppo il nostro legislatore, non solo a livello penale, ma un po' ovunque dove mette le mani, lascia delle nicchie di discrezionalità, che poi sono quelle nelle quali si insinua la discrezionalità, in cui si insinua la partitocrazia e l'abuso, ecco, io credo che noi dovremmo proprio sferrare un'offensiva quasi monotematica sul problema della giustizia. Sarebbe interessante, scusami interruzione, un confronto con il sistema giuridico anglosassone, magari potrebbe essere l'argomento di una delle nostre prossime trasmissioni. È interessante come proposta. Sì, sì, assolutamente. Sarebbe una... anche se quello è un diritto anglosassone, che a differenza del nostro, che è un diritto sistematico, è un diritto casistico, quindi vuol dire si basa sulla giurisprudenza, il nostro ha altri requisiti, però sì, insomma, c'è questo lasciando stare adesso il diritto penale, io mi sono occupato in passato di questioni relative alla salute mentale, e in questo periodo c'è il dibattito, perché c'è il disegno di legge presentato da un parlamentare marchigiano, ancoretano, Reuel Ciccioli del PDL, relativo alla salute mentale. La legge Basaglia, di cui tutti giustamente parlano molto bene, soprattutto per quello che è l'aspetto della chiusura di quelle strutture immonde che erano i manicomi, così come erano diventati in Italia, è una legge che ha lasciato degli spazi di discrezionalità rispetto a quella salute mentale, che sono stati colmati in maniera abbastanza discutibile. Faccio un esempio, anche se non si tratta della legge Basaglia, ma della legge del 78, che è il Servizio Internazionale. Il trattamento sanitario obbligatorio, disciplinato credo dall'articolo 34 della legge 389-78, così come è oggi in vigore,
è assolutamente privo di qualunque requisito per far capire all'operatore quali sono i requisiti perché il trattenzionale è obbligatorio, quindi questa forma violentissima nei confronti coercitiva, sì. Sì, possa o non essere data. Se noi andiamo a leggere la vecchia legge manicomiale del 1904, ci rendiamo conto che quella legge, che è per molti aspetti una legge liberale, che poi è stata oggetto di aberrazione in sede di applicazione, quella se non altro si prendeva la briga di dire il trattamento sanitario obbligatorio può essere combinato nel caso in cui il paziente sia pericoloso per sé e per gli altri. Se voi andate a leggere, non ricordo se è il 34 o il 33 della legge che istituisce il Servizio Internazionale, che appunto disciplina il trattamento sanitario obbligatorio oggi vigente, ci accorgiamo che è una norma in bianco, cioè l'operatore ha la discrezionalità più assoluta e più totale rispetto a questo che è un atto, a mio parere, tra i più terribili, cioè un trattamento sanitario obbligatorio credo che sia quanto di peggio una persona possa subire. Ebbene, non ci sono le garanzie perché mancano le regole perché questo trattamento sia dato in maniera trasparente, usiamo questo aggettivo. Bene, ringraziamo Andrea Granata, ricordiamo il segretario dell'Associazione Radicali Marche per questo collegamento. Ti voglio fare una domanda in chiusura, Andrea, ci devi scusare innanzitutto se siamo stati un po' abbioccati, ma siamo nella fase post pranzo e quindi non siamo stati particolarmente svegli. Non essere stato particolarmente noioso, insomma. No, cioè, no, assolutamente, argomenti tutti di estrema attualità e di interesse, ovviamente, su cui dovremo tornare, ovviamente. Dovremo tornare senz'altro, magari faremo qualche approfondimento, e visto approfitteremo senz'altro della tua essere un giurista, visto che hai veramente messo a fuoco tutta una serie di cose veramente importanti. Buon'ultima questa sul TSO, che di fatto, se ho capito bene, si traduce anche qui in una norma in bianco che poi chi deve applicare si trova destinata al mero apprezzamento, al libero arbitrio di chi la applica. Cioè, non so se ti ricordi, Roberto, c'è una battuta, ecco, se tu fossi un studente universitario al quale un professore rivolge la domanda quali sono i requisiti per l'erogazione del TSO, tu dovresti fare scena muta perché non esistono. Quindi è praticamente tutto affidato alla mera discrezionalità dell'operatore sanitario. La legge manicomiale era più garantista, la vecchia legge manicomiale era più garantista rispetto all'attuale. Bene, su questo ritorneremo senz'altro. Andrea, saremmo lieti di avere nuovamente il tuo contributo, collegandoci magari su una trasmissione tematica proprio con te. Andrea, ti ringraziamo, è scaduto il nostro tempo. Ringraziamo Andrea Granata, che è il segretario dell'Associazione Radicali Marche. Ciao Andrea, al prossimo collegamento, salutaci tutti i compagni marchigiani. E a questo punto, in questo momento, è arrivata l'ora, ahimè, della rassegna stampa internazionale. Posso avere un paio di minuti? Facciamo partire uno spot, giusto per... Perché? No, noi facciamo tutto un attimo, cosa devi fare? Devi bere. Ho dei segreti scabrosi da rivelare. Segreti scabrosi da rivelare. Quindi. Allora, facciamo una cosa, visto che Salvatore ha dei segreti scabrosi da rivelare, mandiamo qualche minuto di spot e poi riprendiamo la chiesa.